Sì, buongiorno a tutti, sono Federico Zucca di STS Hotel. Con la domotica alberghiera noi diciamo che siamo sul mercato da 20 anni per il risparmio energetico, quindi diciamo, principalmente il motivo dell'esistenza della nostra azienda è perché con l'automazione e la tecnologia alberghiera riusciamo a far risparmiare in bolletta. Questo è un po', diciamo, il motivo di fondo e sicuramente ancora oggi è una cosa trainante, anche se parlando di tecnologia, poi ci sono vari aspetti che abbiamo aggiunto e che andiamo a soddisfare negli anni, quindi il controllo accessi, quindi entrare in camera in maniera automatica, anche in modi molto diversi, quindi oltre alla card tipica per entrare in camera, anche l'utilizzo di dispositivi mobili, ma anche codici numerici variabili, quindi abbiamo inserito nuove tecnologie come i comandi vocali di Alexa, di Amazon. Piuttosto che diciamo sofisticazioni anche riguardo magari la gestione luci, quindi diciamo che partendo dal concetto di mettere tecnologia in una struttura ricettiva per risparmiare, alla fine si può ottenere molto anche in termini di gestione della struttura, servizio al personale, perché il personale è sempre più diciamo coinvolto anche nella gestione, proprio della parte tecnologica e nelle comunicazioni tra il personale, la tecnologia è sempre più importante, quindi diamo strumenti anche lì. Poi vabbè, giù al desk vedete qualche soluzione, abbiamo anche negli ultimi anni sviluppato tutto quel mondo dell'extraalberghiero classico. Noi veniamo da, se vogliamo, diciamo l'hotel classico, quindi con reception, con un certo numero di camere. Esatto, quindi abbiamo sviluppato tutto quel mondo, diciamo, di controllo accessi in assenza di ricevimento e l'arrivo del cliente fuori orario, quindi il late check-in, che sicuramente è molto utile per strutture non presidiate, tipicamente bed and breakfast, quindi la pensione residence, ma anche per magari strutture alberghiere classiche che vogliono magari fuori stagione ottimizzare il posto. Quindi si manda in pensione il portiere di no? Non si manda in pensione. No, beh, diciamo che il portiere di notte ha una funzione di sorveglianza che diciamo, rimane abbastanza fondamentale e anche a ricevimento di giorno si può magari far dedicare più tempo e migliorare la qualità di quella che è l'accoglienza senza diciamo, perdersi in perdersi dietro tecnologie che possono diciamo invece drenare risorse, quindi diciamo che la tecnologia dovrebbe proprio servire anzi a far lavorare meglio il personale. Poi è chiaro che il portiere di notte in una struttura di un certo tipo ha un senso, in un residence, anche dei feedback di prima si è parlato con alcuni di voi che sono fermati, inizia a essere sempre più frequente avere anche più strutture magari su un territorio non vicino, quindi anche è anche soltanto andare a servire, ad accogliere i clienti, anche se ci può essere una persona molto disponibile a correre, stare sempre, diventa un po' più difficile. Sempre con occhio di riguardo, noi facciamo solo strutture ricettive, quindi la chiamiamo domotica alberghiera, ma è un po' fuorviante, non facciamo residenziale, facciamo solo strutture ricettive, quindi abbiamo un occhio di riguardo a quelle che sono anche le semplificazioni che servono, quindi quando parlo di accesso col cellulare, al tempo stesso magari sconsigliamo di far scaricare un'app al cliente perché insomma abbiamo ben presente anche quali possono essere le difficoltà di tutti i giorni, cercando di dare consigli anche in questo ambito insomma. E per i regali, vabbè adesso tu hai fatto pensare, insomma, sì, diciamo che per i nostri clienti che usano le card, abbiamo dei kit di card in omaggio, sono comunque quasi diciamo prodotto di consumo. Una scontistica, anche noi l'abbiamo riservata a chi partecipa a questi eventi che stiamo facendo con voi, questo primo dei tanti che faremo nell'anno, è una scontistica vera perché non è che aumento il prezzo per 1.000 euro, ma è anche retroattiva, se abbiamo già fatto un'offerta e applichiamo l'ulteriore sconto a quell'offerta, quindi anche, e poi l'estensione di garanzia, noi siamo produttori, quindi ci viene anche abbastanza facile poter garantire i prodotti in prima persona, quindi se qualcuno fosse interessato siamo giù.